Si gioca il titolo europeo Javier Fernandez con la sua splendido libero sul medley di Charlie Chaplin. Fernandez davvero straordinario quest'anno, ha conquistato il posto per la finale di Grand Prix, ha ottenuto una quarta posizione, ha vinto Skate Canada, davvero un pattinatore straordinario, si allena con Brian Orser ed è secondo qui. Con il punteggio di 88-80 abbiamo al comando Amodio con 89-82. Quadruplo toll fenomenale, discesa larghissima, ampissima. Quadruplo cycle, triplo toll, no! Rimane in piedi. Fernandez ci fa sempre star male. Bel triplo axel dai passi prima. Nel terzo quadruplo, incredibile. Triplo Lutz, doppio Torup, bravo. Triplo loop. Doppio flip, Euler attacca al triplo salto, bravo! Triplo salto.
straordinario, grande, veramente, guarda, un grande, è veramente incredibile. Ci sono tutte le persone, vi giuro, in piedi per applaudirlo, perché davvero chapeau. Stavolta non si è fatto prendere dalla tensione. No, già l'anno era già scorso, favorito, no, l'anno scorso, poi è andato a pezzi nel libero. Ma qui no. Ma qui no. E signori, pattinare dopo questo credo che sia impossibile. Florent andrà a chiudere perché c'è prima Bresina, poi Amodio, vediamo, ma veramente questo libero è... Non ha mancato niente, è un triplo flip sì, trasformato in doppio. In doppio. Ma comunque ha attaccato benissimo l'altro pezzo di combinazione, quindi non ha problemi. Una trottola, guarda, aveva un review solo in tutta la gara, in tutto il programma, che era sulla prima trottola bassa, cambio bassa, ma poi è stato confermato a livello 3, e quindi ha due trottole a livello 4, una trottola a livello 3, i tre quadrupli chiamati con GOI straposita nel primo, quadruplo salco, triplo tolupa, un po' di GOI negativo, diciamo, per quella perdita di equilibrio quando dopo, quando è uscito dal salto. Eccolo, dovrebbe essere questo, quadruplo salco, no, questo qui è l'altro. Però le tifose veramente, che sono, c'è chi piange. Beh, è un momento storico per la Spagna. Beh, anche. Per la Spagna sì, e lui veramente sta aprendo questa tradizione in Spagna, era già stato l'unico pattinatore a vincere, prima a far medaglia e poi a vincere in un Grand Prix, insomma, qui veramente è storica questa medaglia per la Spagna, ancora non diciamo che colore, prima, ma mi sembra storica perché proprio... poi negli uomini che di questo momento, cioè sì, veramente sono straordinari, e devo dire veramente che una medaglia importante anche. E due di questi uomini straordinari li allena Brian Orse, perché Zuruanyu è l'altro pattinatore. Beh, lui che c'è, si sta togliendo tutto ciò che non è riuscito, quel poco che non è riuscito a raggiungere come pattinatore nella sua carriera. Credo che le soddisfazioni se le stia prendendo adesso da allenatore. Beh, ricordiamoci, è stato l'allenatore di Yuna Kim, la Yuna Kim olimpica. Wow. È un punteggio veramente fantastico, 96,65 per il tecnico, 89,42, c'è 9,07 per la performance, 9,04 per l'interpretazione, 9,14 per l'interpretazione, 9,04 per la coreografia. Signori, è un punteggio straordinario, 274,87, è un'emozione immensa davvero, perché questo ragazzo, già prima quando si allenava con Morozov, veramente tutti dicevano è un ragazzo straordinario, ha le potenzialità per veramente esplodere, e evidentemente con Brian Orse era veramente trovato la strada.